siamo arrivati al quinto incontro della serata, categoria 62 kg, saliamo ancora di livello, classe B, Vincenzo Ghiani, Wah Chai Muay Thai all'angolo blu e Federico Mazza, Serra Muay Thai Academy all'angolo rosso. Atleti al centro. E tra poco saremo pronti a questa battaglia. Controllo dei giudici e parte questo primo match, primo round, scusate. Molta attenzione tra i due atleti, ricordiamo distanza di 5 riprese, quindi lettura del match è leggermente diversa, non come nei tre round dove l'intensità è maggiore, ma qui si comincia già a ragionare su quella che può essere una distanza delle 5 riprese, quindi una maggiore fase di studio all'inizio dell'incontro e nelle prime fasi, nei primi round, per poi andare a salire. Molto attenti tutti e due gli atleti, qui cerca Ghiani di portare delle combinazioni, ma sicuramente qui una bella tecnica di calcio di Federico Mazza, che è molto molto attento. Ancora cerca di portare un calcio in linea bassa, un high kick di Ghiani che replica ancora la tecnica. Mazza momentaneamente molto tranquillo, qui si incrociano con i ganci, ma non, nulla di fatto. Diretto destro di Ghiani, che poi ha cercato di portare una corta gomitata, ma per il momento le tecniche non hanno sortito nessun effetto particolare. Un buon middle kick di Ghiani, che ha subito la risposta immediata di Mazza. Concentratissimi i due atleti. E qui scivola Mazza in seguito a questo high kick, si è leggermente sbilanciato e c'è la fine anche del primo round. Pronti al secondo round, chiamati al centro gli atleti. Qui vediamo le ultime raccomandazioni, il controllo dei giudici e inizia questo secondo round. Primo round è stato un round molto di studio da parte di tutti e due gli atleti, hanno bozzato qualche colpo, ma nulla di particolare. Qui vediamo l'arbitro che adesso sta controllando la posizione delle gomitiere e fa subito ripartire il match. Un buon calcio basso con l'immediata risposta da parte di Federico Mazza. Qui si incrociano i due atleti con dei pugni e a seguire Mazza chiude con un low kick, un calcio in linea bassa molto potente, qui un middle kick di Ghiani. Avverto una certa tensione da parte dei due atleti, sicuramente il match è molto importante, il livello ricordiamo di classe B, e qui abbiamo già ragazzi che hanno una discreta esperienza e ovviamente nessuno dei due ci sta a perdere. Un calcio frontale al viso di Mazza, che poi blocca la replica di Ghiani, cerca il calcio al viso anche Ghiani, ma non va a segno. Vediamo che bella high kick di Ghiani, ben bloccato. Cerca Mazza la combinazione, dopodiché una buona ginocchiata di Ghiani che cercava di entrare in clinch. Atleti ancora al centro del ring, cerca un diretto destro Ghiani. Vediamo questa fase di studio e si incrociano, potentissimo il colpo da parte di tutti e due gli atleti, poi clinch, gomitata da parte di Mazza che ha cercato di sorprendere l'avversario, attentissimo. E come vi dicevo prima, noto una certa tensione da parte di tutti e due gli atleti, sono concentratissimi.
e finisce questo secondo e intenso round. Atleti al centro, sono stati richiamati dai giudici per la ripresa del match. Ancora qualche istante e partiamo con questo terzo round e adesso vediamo, l'incontro dovrebbe entrare nel vivo, vediamo bene quale sarà il lavoro dei due atleti. Sempre massima attenzione, concentratissimi, un bel gancio sinistro di Mazza a vuoto con il calcio Ghiani. Bene, una bella replica di Ghiani sulla calcio frontale di Mazza. Un combinazione con la chiusura di low kick. Rimette la stessa tecnica, lo stesso low kick anche Mazza, segno. Colpi tra l'altro veramente potentissimi da parte di tutti e due gli atleti. Ancora fase di studio. Beh, fa una buona tecnica con uno spostamento laterale Ghiani, poi entrano in clinch tutti e due gli atleti, adesso qui li vediamo e interviene l'arbitro in quanto c'era il blocco da parte di Ghiani al clinch e quindi l'arbitro li ha immediatamente separati e fatti ripartire. Match molto tattico, bel middle kick di Ghiani. Middle kick di Mazza che cerca di portare poi un diretto destro a segno, evitato da Ghiani. Come vi dicevo, molto tattico come incontro. Middle kick di Ghiani, cerca ancora di portare la stessa tecnica con l'altra gamba, poi si incrociano tutti e due gli atleti. Buona combinazione di pugno di Ghiani che ha portato a segno un bel diretto destro, poi entrano in clinch i due atleti, cerca Ghiani di sbilanciare l'avversario ma Mazza è attentissimo e non si lascia prendere e finisce il terzo round. Siamo pronti ad iniziare questo quarto round, ci vediamo l'inizio del round, atleti in una fase di studio. Vediamo che Ghiani cerca di capire le distanze dell'avversario, Mazza poi parte con un middle kick, finiscono in clinch tutti e due gli atleti, fase coincitata del clinch ed interviene l'arbitro per separare i due atleti e li riporta al centro per farli riniziare l'azione. Qui Mazza sorprende Ghiani, lo anticipa e con quella calcio frontale. Ottima tecnica, pregevole fattura. Cerca la combinazione con i pugni, Mazza va a vuoto con il calcio, rientra subito Ghiani che porta un altro middle kick ma non molto potente come colpo. Ancora un middle kick di Ghiani, blocca poi il calcio di Mazza che porta un low kick, un calcio in linea bassa. Entrano in clinch tutti e due gli atleti, cerca Mazza di portare delle ginocchiate ma il lavoro di ostruzione di Ghiani è valido e interviene l'arbitro e divide i due atleti. Di nuovo al centro del ring, molto attento l'arbitro a intervenire, abbiamo visto in questa fase dove Ghiani è stato proiettato a terra e ovviamente in quel caso l'arbitro blocca subito per evitare che possa venire un altro colpo sull'atleta caduto. Buona combinazione di Ghiani che porta un middle kick e fine del quarto round di un match che sostanzialmente sto vedendo molto equilibrato, sicuramente un difficile lavoro per i giudici.
Atleti pronti per questo quinto ed ultimo round, abbraccio da parte di tutti e due, grande sportività sicuramente su questo ring, ma come del resto grande sportività in tutta la serata. Riparte quindi il match con questo ultimo round intensissimo, dove vediamo che Mazza ha cercato di entrare in clinch, di portare delle ginocchiate e poi è stato sbilanciato da Ghiani. Una buona ginocchiata di Ghiani che è riuscito a prendere il tempo, poi chiude questa azione con un calcio in linea bassa, evita adesso il gancio largo da parte di Mazza e vediamo, si sta muovendo molto con degli spostamenti laterali. E qui vediamo che è intervenuto l'arbitro per separare i due atleti che si stavano sbilanciando. Incrocio di tibie, poi high kick di Ghiani, conseguente calcio in linea bassa e poi un'azione di pugno di Mazza che è pesantissima, risponde bene Ghiani e adesso il match è veramente intensissimo. Cercano di entrare in clinch tutti e due gli atleti, porta delle ginocchiate interne Mazza, poi si scambiano le tecniche entrambi, ancora fase del clinch dove ambedue gli atleti stanno lavorando molto bene, molto tecnica questa azione. Una gomitata, cerca di portare una gomitata a segno Ghiani, poi esce dalla low kick di Mazza. E qui è riuscito ad anticipare l'avversario Ghiani con questo pugno al viso che ha fatto cadere Mazza, ma nulla di fatto. L'atleta si è ripreso immediatamente e di nuovo atleti in clinch e di nuovo grande lavoro di ginocchia. E finisce il quinto, ultimo round, si salutano i due atleti, come ho detto sportivissimi ambedue. Adesso vanno a salutare i rispettivi angoli e a prendersi anche il meritato applauso da parte del pubblico. Match molto tattico, come vi dicevo prima, e adesso vediamo cosa decideranno i giudici, che stanno già consegnando comunque il verdetto all'arbitro centrale, il quale lo comunicherà allo speaker. Ancora pochi istanti per il verdetto e la vittoria va a Vincenzo Ghiani. Bravissimi, match equilibrato, vi dico che difficilmente avrei saputo dare un verdetto per questo match molto tattico e quindi anche molto difficile da giudicare. Bravi comunque tutti e due gli atleti sicuramente. Siamo qui con Vincenzo Ghiani che ha vinto questo match, un match che secondo me è stato veramente molto combattuto, molto intenso, tattico, anche molto tattico, e tutti e due gli atleti sono stati veramente bravissimi. Vincenzo, sei riuscito a vincere, cosa pensi di aver fatto in più dal tuo avversario per meritarti la vittoria? In più del mio avversario niente, perché è molto duro, molto bravo, molto tecnico. Ho cercato di fare quello che la mia scuola mi insegna, quindi cioè, credo di aver portato risultato a casa meritatamente. Beh, sicuramente allora è servito, perché appunto alla fine i giudici si hanno decretato vincitore e questo credo sia stata una grande soddisfazione, perché il match era tra due atleti veramente molto bravi e molto ben preparati, quindi credo che l'avversario sia un maggiore motivo di orgoglio quando si ha modo di affrontarne di questo livello. Sì, senza ombra di dubbio, poi vengono dalla Serra Academy, quindi sia il maestro che i suoi atleti sono al top, ma cioè, sono contento. Una grande serata di Muay Thai qui con molti bravi atleti, anche tu hai fatto un incontro veramente molto spettacolare e credo che questo evento sia un evento sicuramente molto prestigioso e che credo l'hai vissuto anche con grande piacere, con grande soddisfazione di essere qui questa sera. Beh, combattere al trofeo Tarantini è cioè, una cosa che un guerriero, non solo a livello sardo ma penso anche a livello italiano e forse anche fuori, è un torneo, cioè è un gala molto, molto prestigioso, quindi è un onore aver partecipato a questo
questo trofeo, questo gala. Bene, ti facciamo un grande applauso tutti, ti auguriamo... Dimmi. Vabbè, dovevo ringraziare la Huachai Muay Thai, che oggi Roberto non c'è, che sono in Puglia, che ha portato 3 atleti. Quindi oggi all'angolo c'è Federico Messina, Sermes Pisano e Maria Argiolas, e ringrazio sia loro e tutta la scuola, Roby, Fabri, Francesco De Montis e niente, Stocchino, tutti, va bene, grazie. Perfetto, ti ringraziamo per essere stato qui, in bocca al lupo per il proseguo della carriera, grazie. Viva il lupo!